L'ipotesi di un lockdown solo per i non vaccinati non convince in Italia, ma di fronte alla crescita dei contagi da Covid con i 10.000 casi raggiunti nella giornata di ieri, mercoledì 17 novembre, nel dibattito sale alla ribalta il Green Pass a 2G, ovvero il rilascio del certificato verde sull'esempio di Austria e Germania solo per i vaccinati o guariti, escludendo il tampone negativo. Alcuni partiti e regioni stanno premendo sul governo per mettere in pratica anche in Italia il cosiddetto modello Austria, dove da lunedì scorso è iniziato il lockdown soltanto per i non vaccinati. Un'ipotesi che a Pesaro divide i cittadini. Io mi vaccino sia per me stessa che per gli altri, per cui se vogliamo uscire tutti da questa catastrofe ci dobbiamo vaccinare tutti, ma anche gli extracomunitari, anche i paesi poveri. Quindi o ci salviamo tutti o non ti salva nessuno. Quindi il lockdown per i non vaccinati, se lo dovessero fare anche in Italia come in Austria, secondo lei è giusto? Forse. Oh, sì, io sarei d'accordo, cioè visto che i non vaccinati hanno preso questa decisione, che se ne assumano anche le responsabilità delle decisioni che prendono, perché è troppo comodo, no? Dire noi vogliamo essere liberi, tranquilli, non vogliamo fare nessun vaccino, non vogliamo rischiare niente. E poi cosa fanno? Se ne girano liberi, tranquilli ovunque, a rischi nostri, che noi rischiamo, ci sottoponiamo al vaccino, perché anche lì è un'incognita quali siano i rischi del vaccino, però lo facciamo sia per noi che per gli altri. Loro non lo vogliono fare, se ne assumono le responsabilità loro. Per me devono vaccinarsi, tutti. Il lockdown per i non vaccinati è giusto o lo trovo un po' esagerato? Esagerato. Sono d'accordissimo, bisogna che i più vengono rispettati dai pochi, che è una cosa importante, e la libertà non è un qualcosa che la si guadagna così, bisogna conquistarsela, e chi si è vaccinato se l'è conquistata e quindi gli altri la devono rispettare. Io sono uno di quelli che a me uno è libero di fare quello che vuole dalla propria vita, quindi io sono vaccinato, quindi, però gli altri facciano quello che vogliono. Sarebbe che non è giusto. D'accordo, io ho fatto 3 vaccini, più ho fatto anche l'antinfluenzale. È un fatto di civiltà. Io non ho avuto paura di morire per ben 2 volte, ma che debba temere il prossimo che mi tira in faccia la morte, no. È un fatto minimale civiltà, perché io ho una certa età e ricordo che quando arrivava la primavera le mamme terrorizzate perché arrivava la polio e tutti quei bambini storpi sono tutti morti. E allora il vaccino, e non mi vengano a dire, allora devono rinunciare alla scienza. Allora, però se hanno bisogno di antibiotico dopo non lo devono fare. Perché se stessi va bene, ma quando c'è un pericolo per gli altri è una cosa impressionante. Esagerato, perché abbiamo già avuto questa esperienza del lockdown, quindi di conseguenza non vorrei tornare a quei tempi lì praticamente. Però adesso lasciare la gente a casa per questi motivi qui mi sembra un po' esagerato. D'accordo. Lei è d'accordo? Sì, perché? Decisamente. No, perché siamo costretti noi, anche più anziani, vaccinati, a dover fare delle restrizioni per chi per puntiglio non se lo vuol fare. Quindi è giusto. Se decidono di non farlo avranno delle conseguenze. Secondo me non è giusto. Però cioè, penso che tutti dovrebbero fare il vaccino, perché non è giusto che io faccia una terza dose e che nessuno abbia nemmeno una, cioè che questi non vaccinati non abbiano neanche una dose. Non sono d'accordo con i Novax, però così è esagerato. Sono vaccinata e penso che sia una misura giusta, perché ho anche persone a fianco a me come amiche, familiari che non si sono vaccinati e hanno deciso di non farlo, e penso che questa misura adottata in Austria sia corretta, in quanto porterebbe ancora di più le persone a vaccinarsi, anche coloro che sono contro e sono addirittura Novax.